E ora si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Pedro, non un campione ma un giocatore utilissimo. Non avrà la tecnica di Messi o le qualità fisiche di Cristiano Ronaldo, ma i suoi inserimenti sono intelligenti, le sue giocate efficaci e le sue conclusioni sempre precise. Secondo me è un giocatore un po' sottovalutato. Buon giocatore, non c'è dubbio. Si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Bel gesto tecnico. Fa sportellate con il suo marcatore. Va di testa! È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Perisic. Prova a verticalizzare. Lautaro Martinez. Allarga il gioco a destra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lucas. Luis Felipe. Usai. Radu. Milinkovic-Savic. Felipe Anderson va a raccogliere il passaggio. L'avversario ha avuto la meglio. Barella. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Palla di nuovo verso il centro. Luis Alberto. Ecco Immobile. Filtra la palla in profondità. Allunga il piede verso il pallone. C'è la palla lunga in avanti. Radu. Ha fatto buona guardia. Dzeko. Prova la giocata nello spazio. Grande. Qui cercherà il tiro. E arriva la prima rete della giornata. E arriva così il gol del vantaggio. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. La Lazio parte male, deve già rincorrere. Milinkovic-Savic. Pallone lungo in verticale. Non riesce a mantenere il possesso. Soltanto rimessa laterale qui. Perisic non riesce a servire il compagno. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Pedro. La Lazio al calcio di punizione. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Luis Felipe. Usai. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Cross di Usai. Tenta di allontanare il pallone. Stanno concentrando i loro attacchi sulla fascia sinistra. C'è un sacco di spinta su questa fascia. I difensori staranno pensando alle contromisure, se concentrarsi sull'uomo o sullo spazio libero. Dovranno trovare la risposta in fretta in ogni caso. Dzeko la allontana con forza. Hanno già riconquistato palla. Milinkovic-Savic. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sulla sinistra, dà un'occhiata verso l'area.
numero. Vediamo se crossa. Usai raccoglie un passaggio dalle retrovie. La Lazio ha capito che il punto debole degli avversari è sulla fascia sinistra. Spingono molto da quella parte. Hanno scoperto i limiti degli avversari in quella zona del campo. Vedremo se sapranno sfruttare gli inserimenti. La difesa deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari da quella parte. Stanno rischiando grosso. Anderson. De Vrij commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Recuperano il possesso del pallone. Mette il turbo. Dzeko va da solo, centralmente. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Scodella in avanti. Usai, lungo passaggio in avanti. Brozovic riconquista la palla. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. De Vrij. Pallone lungo in verticale. Riceve la palla. Dzeko. Pedro. Riceve un pallone interessante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Darmian. Lazzari. Felipe Anderson. Questa palla è per lui. Ecco il filtrante per Immobile. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Aveva un compagno a sinistra, ha preferito fare da solo e non è stata sicuramente la scelta migliore. Riceve il pallone lungo dalla parte opposta. Provano a ripartire da dietro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Darmian. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Milinkovic-Savic. Allarga il gioco sulle fasce. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Perisic, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Vuole sfruttare lo scatto. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Lautaro, bella parata! Perfetta la parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Cercherà di metterla in mezzo. E la difesa sventa il pericolo. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. C'è la palla lunga in avanti. La Lazio mantiene il possesso palla, ma non riesce a creare un pericolo reale. Luis Alberto. Scodella in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Inventa nello spazio.
elegante, svanisce l'occasione. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Prime fasi della ripresa già in corso. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Luis Alberto. Passaggio intercettato. E sarà rimessa con le mani. Luis Alberto. Bastoni. Dice no. Prova a fare tutto da solo. Si libera la grande. Colpisce. Salva Pepe Reina. È stato splendido l'intervento del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Se la cava la difesa, allontana la palla. Perisic scatta verso il pallone. Ecco Perisic. Perisic spazza il più lontano possibile. Perisic lanciato sulla corsia di sinistra e passa. Cross di Perisic. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Lazzari. Milinkovic-Savic la mette sulla fascia. È libero di creare pericolo. Palla al centro. È attento e allontana senza problemi. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Perisic di forza fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Altro fallo laterale. Milinkovic-Savic. Immobile, immobile. Si esprime in un buon intervento. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gioca una palla lunga. Non impensierisce la difesa. Palla riconquistata immediatamente. Anderson. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Occhio al cross. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Pallone morbido verso la fascia. C'è un tackle duro. Darmian. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Palla filtrata per chance per tirare. E il pallone finisce in rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Thank you.
e si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Lautaro Martinez a sinistra con il passaggio. Perisic se ne va. Si riparte con un fallo laterale. Çalhanoğlu scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Può crossare. Cerca il cross. E la difesa riesce ad allontanare. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Pedro. La mette in mezzo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La Lazio sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. La Lazio ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Milinkovic-Savic è l'autore del fallo. Dzeko. Occhio alla conclusione. Eccola la rete. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. A 0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Tocco morbido. Scatta verso il pallone. Luis Felipe. Milinkovic-Savic. Lazzari. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Felipe Anderson riceve un bel pallone. Prova a lanciare il compagno. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Usai. Anderson. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Felipe Anderson la gioca in mezzo. Cross respinto. Luis Alberto. Dzeko. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La gioca in profondità. Ha spazio sulla fascia. Pedro. Luis Alberto. L'appoggia sulla fascia. Ecco Luis Alberto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si fa avanti in territorio nemico. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. La mette dentro. Sbroglia la situazione. Lucas riconquista la palla. Azione fallosa, nessun dubbio.
Brutto l'intervento e adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Pedro, ottima discesa sulla destra. Pedro riceve in posizione interessante. Palla filtrata per Dzeko. Lotta ma perde l'equilibrio. Da lì può provare. La sfera entra in porta. Siamo spettatori di una gran goleada. Non sembrano saziarsi. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Doppietta per lui, grande impatto sulla gamba. Finisce così, non c'è più tempo. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio. È finito il tempo a nostra disposizione. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.